Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Zarius T e oggi siamo su Brave Frontier RPG. Quest'oggi andremo a fare le prove del dungeon di Palmina, dei quattro eroi di Palmina, e a prendere la sfera di Edea. Allora, questa qua è la squadra con Maghena, con la Drevas e il Super 10. Kuda per l'attacco e il critico, così si toglie un po' di più. Eir, come curatrice e nullamenti status, perché Maghena non la uso come quel modo. Shera col super all'1 purtroppo. E Elza per fare un po' di danno con lo Spark. Quindi io per questa prova, diciamo, voglio utilizzare questa squadra. Come potete notare, il dungeon è un po' vecchio, cioè ci sto registrando sopra. Una nuova speranza, 4 ore di Palmina, parte 3. Il prezzo da pagare per rinchiudere Cardes è molto alto. Tutti gli altri si raccolgono. Innanzitutto, adesso è Edea. Ok, perfetto. Vi spiego. Allora, ho fatto un video. Più o meno il video lo faccio con le scritte. Nel senso, non vi sto a raccontare, ma leggete, che è più facile anche per me. Quindi, dalla prima battaglia con Locke vi farò mettere le scritte di quello che succede e di cosa fanno i nemici. Quindi vi lascio al video e ci vediamo alla fine del video. Chissà se riuscirò a sconfiggerlo. Ci prendiamo Lucio amico e buona visione perché la lotta sarà veloce. Perché ho velocizzato il video. Già. Bene. We'll be right back.
Speranza, finito. 79.000 Zell, 49.000 e 6.000, cosa che non è importante. Questa qua è una che non ci serve, però riceviamo la Lafdrania e 3 gemme. E la Lafdrania, adesso andiamo a vedere che cosa fa. Comunque è la sfera che serve per attivare l'extra skill di Edea a 7 stelle. Per chi non lo sapesse, sì, Edea avrà una 7 stelle altamente figa. Allora, la Lafdrania. Vediamo nel preciso che cosa fa questa sfera. Aumenta la difesa del 50%, annulla i colpi critici extra e i danni elementali. In teoria, quindi, se un nemico ci fa il critico non subiamo danni. E se ci fa, cioè ad esempio uno di elettro di tuono non subisce, cioè non subisce danni così forti come da uno di terra. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di passare alla pagina Facebook, mettete un like se vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!